Fossa torna a celebrare il patrono San Cesidio, ucciso in Cina nel luglio del 1900, dove era andato missionario a soli 27 anni. Un'intensa giornata nel convento di Sant'Angelo d'Ocre, dedicata al martire dell'Eucarestia, al secolo Angelo Giacomo Antonio, bruciato vivo avvolto in una coperta in fiamme. Fu beatificato come martire nel 1946 e proclamato santo da Papa Giovanni Paolo II il 1 ottobre del 2000. La figura di San Cesidio è una figura veramente unica, unica. Quando San Giovanni Paolo II, al processo di canonizzazione, e il libretto è questo, perché noi dicevamo sempre il beato Cesidio, nel 2000 Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, lo dichiarava santo nel catalogo dei martiri, con la specifica martire dell'Eucaristia. La sua raccomandazione era: presentatelo questo frate innamorato dell'Eucaristia. E naturalmente fu un bel segnale, cioè presentate questo bel esempio, questa bella testimonianza. In Abruzzo, dove abbiamo il miracolo eucaristico, è il martire morto per l'Eucaristia, per amore dell'Eucaristia. Questo sarà anche il mio indirizzo di saluto che farò tra poco. E veramente era un incoraggiamento detto dal Papa, da San Giovanni Paolo II. Questo, speriamo di poter raccogliere questo, e a tutti gli amici abruzzesi poter dire: abbiamo veramente una scintilla di martirio che non è molto lontano da noi. È nel 1900, fa 121 anni quindi dalla sua, questo essere bruciato vivo, questo aver perdonato i persecutori. E io ho un presepe con un disegno fatto da uno dei bambini che avevano assistito a questo rogo del santo martire, e divenuto pittore volle fare un quadro dove rappresentava il frate che perdonava ai suoi uccisori. Ecco, oggi è una speranza, una ripresa, ma auguro a tutti che i fedeli cristiani vedono in questo santo un incoraggiamento a ritornare al pane della vita, all'Eucaristia. Guidata lungo il cammino di San Cesidio, un omaggio al santo con una mostra di dipinti sacri e la concelebrazione eucaristica all'esterno del convento per ricordare il missionario francescano. Questa per noi è una celebrazione, un'occasione che si ripete da sempre, è una celebrazione che è molto sentita per la nostra comunità. San Cesidio, diciamo che ci ha dato lustro in tutti gli angoli del mondo con la sua storia, con la sua devozione, con il suo esempio di vita, breve vita per carità, ma dedicata completamente a quelle che erano i dettami della religione, del suo credo, che ha portato avanti fino all'estremo sacrificio pur di salvare, come ben sappiamo, l'Eucaristia nella lontana Cina. Lui, che era un nostro compaesano, nato a Fossa, e diciamo nel secolo scorso, quando comunque
già si faceva fatica, diciamo, a conoscere persone di paesi limitrofi, quindi figuriamoci essere, come dire, lanciato in un'opera missionaria come quella che lui ha voluto intraprendere, e con caparbietà fino, come abbiamo detto prima, all'estremo sacrificio, fino ad essere ucciso dai boxer in Cina. Quindi siamo orgogliosissimi di celebrare anche quest'anno questa festa, e soprattutto siamo molto contenti perché stiamo vedendo che c'è una grande partecipazione da parte di sicuramente dei fedeli e di autorità ecclesiastiche, autorità civili anche, e delle confraternite, e soprattutto il tutto viene fatto e svolto in un'ottica di totale solidarietà e amicizia e di spiritualità, come ci ha insegnato il nostro caro compaesano San Cesidio. La giornata di oggi diventa una tradizione dalla canonizzazione di San Cesidio. Già il popolo di Fossa, come anche il popolo di Mondicchio, veniva da secoli in pellegrinaggio al convento per venerare il Beato Bernardino e in seguito anche San Cesidio. Ma nel 2000, e lo ricordo proprio in un modo vivo, infatti mi sembra di essere tornato a quel giorno, ci fu una grande manifestazione di popolo, proprio il 4 luglio, due mesi prima della canonizzazione di Cesidio da Fossa, una manifestazione che vide coinvolti anche molte confraternite della regione, e questo sciame di fiaccole che si ripartivano dal convento fino a Fossa davvero dava l'idea di un popolo pellegrino che però non va senza meta, ma come punto di riferimento questi fratelli maggiori che sono i santi. Lui a 26 anni si parte da Fossa, non era mai uscito da questi confini, e va in Cina prendendo un piroscafo sulla cui, diciamo, sul cui affidamento c'era molto da ridire, e arriva in Cina, che aveva ancora 26 anni, nel 1899, che lui il 4 luglio del 1900 viene arso vivo, gli viene buttata addosso una coperta imbevuta di petrolio, e viene acceso, e quindi là viene completamente bruciato, e dopo la bruciatura vengono ritrovate un po' di ossa che sono quelle che sono contenute nel reliquario che abbiamo messo nella chiesa di San Bernardino. È stato un convento abitato da frati che si sono segnalati per la loro spiritualità e santità. Non mi riferisco soltanto ai quelli ufficialmente beatificati, Bernardino, Timoteo, Ambrogio o a San Cesidio, il quale non è vissuto in questo convento, ma da giovane, prima di essere frate, è venuto più volte, ma anche a quei frati anonimi, o che comunque sono nei nostri annali, che si sono caratterizzati per uno stile di vita improntato alla preghiera, alla contemplazione, alla povertà. Quindi potremmo dire che questo convento è stato, ed è un peccato usare questo tempo, è stato una fucina di spiritualità. E davvero chi è stato in Grecia può aver visitato le famose Mecheole, che sono dei monasteri la cui conformazione è molto simile, per non dire identica, alla conformazione di questo convento. E allora davvero questo luogo, anche per la caratteristica, potremmo dire architettonica, richiama questa, la casa sulla roccia, l'elevazione verso Dio e il primato assoluto di Dio. E io anche l'ho sperimentato,
sia perché qui ho iniziato il percorso formativo, sia perché ho vissuto le primissime del sacerdozio. Beh, è una struttura notevole, no? Poi anche molto originale, anche se ho visto delle costruzioni simili altrove, cioè anche l'idea di inserire un convento su una roccia è stata un'idea brillante, bellissima, infatti è rimasta in piedi nonostante, anche se leggermente danneggiata, per il terremoto, no? Lei poi mi sta mettendo davanti a questo grande paesaggio, no? Che è veramente l'Abruzzo, rappresenta l'Abruzzo nella sua immensità, che è uno spazio quasi rinascimentale. Sarebbe piaciuto anche a Leonardo queste distanze lontane, no? Offuscate un po' dalla nebbiolina, e insomma veramente è un posto notevole. D'altronde sono stati anche i frati che hanno saputo trovare questo punto mistico per le loro preghiere, per i loro momenti particolari. Direi che un paesaggio lo possiamo definire incantevole. Sì, non solo è incantevole e bello, ma è anche strutturato in una maniera forte, perché sto guardando, mentre lei mi sta inguardando, sto vedendo dietro di lei una roccia possente, no? Che rappresenta la grande forza anche dell'abruzzese, perché l'abruzzese lo si dice che è un uomo forte, no? Che resiste. E penso che questo, d'altronde anche l'Aquila ha resistito a questo grande terremoto che ha avuto, ma sta risorgendo in una maniera straordinaria. Io non sono dell'Aquila, però ho amato questa città come se fosse stata della mia nascita, no? Come se io ci fossi nato. Però queste opere sono state scelte da alcuni amici che mi avevano interpellato per dipingere una pala d'altare che riguardava un po' la fine, la tragica fine di San Cesidio in Cina, per opera dei boxer cinesi, no? Ed è stata veramente un'impresa dura rappresentare questo dramma. E mi ha turbato fortemente, perché non è con gli strumenti di oggi si dipinge in altro modo, cioè c'è una contemporaneità che ci distrae, quindi tornare in un momento di pittura così alta, io avrei avuto bisogno di una bottega d'arte del passato, e quindi ho dovuto fare ricorso a tante, tante visioni di musei che mi hanno insegnato a creare questo pannello, diciamo questa grande tela, e gli amici poi di Fossa che ne sono rimasti molto contenti, questo quadro poi ora è esposto per sempre nella chiesa di San Bernardino dell'Aquila, e per me è stata una grandissima soddisfazione. Come le dicevo prima, io mi sento aquilano proprio per l'affetto che porto a questa città. E io avevo anche persino una casa all'Aquila, poi l'ho venduta per motivi familiari, proprio perché è una città che mi affascina, dove io ho trovato tanta, tanta capacità di rinnovamento nella mia pittura.